Che cos'è l'innamoramento? È lo stato nascente di un movimento collettivo a due. L'innamoramento è uno stato nascente a due, è una forza immensa, capace di fondare nazioni, di deviare le vite delle persone, di cambiare la storia. L'amore tende a separare la legge dalla persona, vuole instaurare altre leggi, altre norme. L'innamoramento è un processo di ristrutturazione di tutti i rapporti attorno ad un individuo. La vita quotidiana è un eterno purgatorio. Nell'innamoramento c'è solo il paradiso o l'inferno, o siamo salvi o siamo dannati. È possibile amare due persone? Certamente. Amarne una ed innamorarsi di un'altra? Certamente. Essere innamorato di due? No. Nell'innamoramento la persona più semplice e sprovveduta è costretta, per esprimersi, ad usare il linguaggio della poesia, della sacralità e del mito. La gelosia si presenta come scoperta che la persona che amiamo è attratta, affascinata da qualcosa che io non ho ed invece qualcun altro ha. L'innamoramento è un processo in cui l'altra persona, quella che abbiamo incontrato e ci ha risposto, ci si impone come oggetto pieno del desiderio. E questo fatto ci impone di riorganizzare tutto, di ripensare tutto e per prima cosa il nostro passato. In realtà non è un ripensare, è un rifare. Infatti è una rinascita. Con l'innamoramento nasce una forza terribile che tende alla nostra fusione e rende ciascuno di noi insostituibile, unico per l'altro. L'altro, l'amato, diventa colui che non può essere che lui, l'assolutamente particolare. Il rapporto che c'è fra innamoramento e amore, fra stato nascente e istituzione è sul tipo del rapporto che c'è fra lo spiccare il volo, il volare e l'essere arrivato, fra l'essere nel cielo sopra le nubi e l'aver poggiato di nuovo stabilmente i piedi al suolo. Un gesto, uno sguardo, un movimento della persona amata ci parla in profondità, ci dice di lei, del suo passato, di come era bambino o bambina, comprendiamo i suoi sentimenti, comprendiamo i nostri. Vogliamo essere vissuti come unici, straordinari, indispensabili da chi è unico, straordinario ed indispensabile. Per questo l'innamoramento è monogamico e non può che essere monogamico. Nella vita l'innamoramento, come ogni trasformazione radicale, può comparire solo qualche volta o addirittura mai. L'amicizia ama ciò che apprezza e apprezza ciò che ama. L'amico è, per definizione, colui che non si comporta in modo meschino con noi. Uomini e donne immaginano l'altro come, in realtà, non è, e pretendono cose che egli non può dare. L'erotismo ci si presenta sotto il segno dell'equivoco e della contraddizione. Il corrispondente femminile del potere è la grande bellezza. Anche in questa è celata una carica competitiva terribile. La bellezza, la grande bellezza, è attratta inesorabilmente dal potere ed il potere tende, inesorabilmente, a monopolizzarla. L'uomo innamorato ha uno sguardo che brucia. La gelosia è un dispositivo essenziale del desiderio. L'amore è cieco perché noi non vediamo più i difetti della persona amata. Ma, nello stesso tempo, vede più degli altri, perché nota le qualità e le bellezze che gli altri non colgono. L'amore è un continuo domandare, ma è anche trepida attesa. L'ammirazione dell'uomo per la bella donna vista occasionalmente è, in genere, effimera. Lo sguardo erotico è facilmente eccitabile, però è altrettanto volubile. La donna che ama eroticamente può stare delle ore accovacciata contro il corpo del suo uomo. Ad ascoltarne il battito del cuore, il respiro, il russare. Può stare delle ore a guardarlo, ad accarezzarlo, a studiare la sua pelle, a respirare il suo odore. Quando ci innamoriamo è come se aprissimo gli occhi. Vediamo un mondo meraviglioso e la persona amata ci appare come un prodigio dell'essere. L'innamoramento avviene quando incontriamo qualcuno che ci aiuta a crescere, a realizzare nuove possibilità.
ad andare in una direzione che risponde alle nostre esigenze interne, alle spinte che la società esercita su di noi. Ti amo non vuol dire solo mi piaci, ti voglio, ti desidero, ti sono affezionato, provo dell'affetto, ma e tu per me sei l'unico volto fra gli infiniti volti del mondo, l'unico sognato, l'unico desiderato, l'unico a cui io aspiro sopra ogni altra cosa e per sempre. Ci innamoriamo quando siamo profondamente insoddisfatti del presente ed abbiamo l'energia interiore per iniziare un'altra tappa della nostra esistenza. L'amore rende le persone plastiche, le fonde insieme, le trasforma, le salda. Se il soggetto è già pronto ad un cambiamento radicale, basta uno stimolo minimo, quasi un pretesto per scatenare l'innamoramento. Fra 6 miliardi di abitanti della Terra, la persona innamorata cerca e ha pace solo con quell'unico individuo che le si è impresso nel cuore in modo indelebile. Il periodo che precede l'innamoramento è caratterizzato dalla recriminazione e dal rimpianto. E più il nostro disagio, la nostra insoddisfazione crescono, più aumenta il nostro desiderio di nuovo, di rinnovamento. Innamorarsi non è soltanto essere attratti da una persona, vederla bella e desiderabile. È un mutamento interiore di tutto l'essere. La speranza è la virtù più importante per la vita. La speranza non può essere basata soltanto sull'ottimismo. Deve avere radici più profonde della moralità, nella forza d'animo.